Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura è dell'avvocato catanese Domenico Di Mauro, 41 anni, il cadavere trovato a Taormina nel Messinese. Il professionista che aveva fatto perdere le sue tracce già da mercoledì sembrerebbe essere precipitato dal costone roccioso, ancora da comprendere se vittima di un tragico incidente o per un gesto estremo. Tragico incendio in una palazzina a Ramacca, in provincia di Catania. Deceduto un 62enne che stava cercando di spegnere le fiamme. L'inalazione dell'intenso fumo però gli avrebbe fatto perdere i sensi sino a portarlo alla morte. L'intero stabile è stato evacuato. Scattano altri 3 arresti per la morte del tunisino 21enne accoltellato durante una rissa a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Salgono quindi a 6 i presunti responsabili, tutti connazionali della vittima, dell'episodio di sangue avvenuto lo scorso 7 settembre durante i festeggiamenti di Santa Rosalia. Folle inseguimento in contromano, spari contro le autorità e scontro finale con un furgone a Catania. Protagonista un 23enne che ha tentato la fuga tra le vie di San Cristoforo, non fermandosi all'alta a bordo di un'auto rubata, ma è stato incastrato e posto ai domiciliari. E in chiusura è finito in manette un 30enne palermitano che falsificava i certificati medici per evadere dai domiciliari. Faceva credere così di recarsi regolarmente in strutture sanitarie, quando in realtà si dedicava ad attività di svago non autorizzate. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!